Buonasera e ben ritrovati all'Infinito dentro un bisogno, la trasmissione che con i servizi e le interviste ai protagonisti del mondo del volontariato ci porta alla scoperta delle tante realtà impegnate per il bene delle nostre comunità. Apriamo il nostro appuntamento con l'editoriale del nostro direttore, Caterina Mandarini, che sottolinea l'importanza che gli ETS rivestono come motori dello sviluppo del welfare, della crescita e del benessere delle comunità e di quanto sia necessaria una spinta fattiva verso una coprogettazione delle politiche con gli enti pubblici, tematica che sarà tra l'altro trattata anche nell'ultimo appuntamento del ciclo di incontri denominato Confronti, promosso proprio dal Centro Servizi. Con l'incontro che si tiene a Novara, presso il castello, la sala delle vetrate, dal titolo Non Profit e Sviluppo Sociale, quali prospettive, si conclude il primo ciclo di incontri di Confronti. Questo momento che ha visto la realizzazione di 4 incontri su temi del non profit, della politica, dell'economia, del lavoro, che ha avuto come tema, come comune denominatore, l'idea che la sussidiarietà sia a servizio del bene comune. In questo incontro sarà appunto un approfondimento proprio su come il non profit, come il volontariato, come la sussidiarietà favorisca lo sviluppo sociale, e in particolare lo vedremo declinato rispetto alla collaborazione, all'alleanza tra pubblico e privato. Infatti, grazie ai contributi di Stefano Gheno, professore della Cattolica, rappresentante della Fondazione per la Sussidiarietà, grazie ai contributi dell'avvocato Gallo di ANCI e all'avvocato Seppio, che è uno dei massimi esperti sulla riforma del terzo settore in Italia, e infine del presidente del Centro Servizi per il Territorio Novara VCO, Daniele Giaime, che entrerà nel concreto con esempi concreti di collaborazione tra pubblico e privato, vedremo come lo strumento della coprogettazione, coprogrammazione, l'amministrazione condivisa siano degli strumenti che favoriscono lo sviluppo della comunità, lo sviluppo sociale, favorendo appunto l'inclusione, il benessere sociale, la sostenibilità. Vedremo anche quali strumenti possono essere adottati, accompagnando sia le associazioni sia gli enti della pubblica amministrazione, affinché possano essere tranquilli dal punto di vista normativo e amministrativo sulla possibilità di adottare, a fronte del codice del terzo settore, a fronte anche di ultime sentenze della Corte Costituzionale, di strumenti legislativi che favoriscano questa forma di progettazione condivisa tra pubblico e privato, in particolare non profit, e di realizzazione attraverso la coprogettazione. Iniziamo il nostro viaggio e andiamo a conoscere Edo Smile, associazione che opera nel Novarese e ha l'obiettivo di prendere in carico la famiglia che vive la disabilità grave del proprio figlio o figlia, che è difficilmente trasportabile. È una realtà unica sul nostro territorio che ha la peculiarità di offrire servizi a domicilio, proprio in risposta ai bisogni che caratterizzano situazioni così difficili. Segue l'intero nucleo familiare, dando un supporto concreto e ben strutturato. Edo Smile è un progetto in continua evoluzione, scalabile e replicabile, e per questo altro obiettivo dell'associazione è proprio quello di diffonderlo in altri territori. Ma ascoltiamo l'importante lavoro che svolge con la presidente Daniela Crepaldi.
La nostra associazione è nata nel 2017, è nata per un input personale. Io sono un'infermiera di terapia intensiva e ho un bimbo affetto da atrofia muscolare spinale, la SMA. È una malattia rara e ahimè degenerativa. Pertanto è nato in me proprio la volontà, la voglia di dare un senso a questa malattia, creando un qualcosa di utile non solo per il piccolo Edo, ma anche per tanti altri bambini che condividono il nostro territorio, Novara e provincia. È nato Edo Smile. Edo Smile è un'associazione di promozione sociale che si occupa di elargire a domicilio a famiglie con bimbi disabili gravi, difficilmente trasportabili, servizi di diversa natura. Ora vi spiego meglio. Il medico di base, piuttosto che lo specialista dei servizi sociali, ci inviano una mail di richiesta di presa in carico del bambino e della famiglia. Noi con il nostro educatore valutiamo la situazione e come situazione di presa in carico è tutta la famiglia, ci tengo a precisarlo perché dietro un bimbo malato c'è tutta una famiglia che ha cambiato le proprie abitudini, la propria vita davanti alla disabilità. Pertanto è importante prendersi cura di tutto il nucleo familiare. E dopo questa prima fase decidiamo insieme al medico i servizi che sono necessari in quella famiglia, quindi possono essere il logopedista piuttosto che il fisioterapista, neuropsicomotricista, la psicologa. È importante focalizzare il domicilio perché i bimbi difficilmente trasportabili a volte fanno fatica anche ad andare a scuola, pertanto avere un terapista che va direttamente a casa è sicuramente un valore aggiunto nella giornata di questi bambini e di questi genitori. Alcuni bimbi riescono a frequentare alcune scuole, pertanto abbiamo deciso di fare un ibrido tra quelle che sono i servizi, ad esempio il fisioterapista che può andare a scuola piuttosto che a domicilio. Questo ci permette di integrare molto quello che è la capacità di organizzazione e di pianificazione del progetto del bambino, perché andando anche a scuola si fa anche formazione naturalmente agli insegnanti e abbiamo notato che questo sostegno è sicuramente utile. E questa è una parte di servizio. L'altra parte sono le progettazioni più specifiche che andiamo a fare in alcune famiglie. La consulente d'immagine, ad esempio, è un servizio nuovo che parte da quest'anno al 2023. È un piccolo periodo, come dire, di sollievo, un momento di sollievo e di cura delle madri, perché è importante l'autostima anche e soprattutto nei caregiver, perché è il caregiver poi che si prende cura di tutto il resto, soprattutto del bimbo disabile. Pertanto andrà una consulente immagine a casa delle nostre famiglie con una naturopata e una parrucchiera per prendersi cura proprio delle madri, perché vogliamo e crediamo che è fondamentale questo aspetto di cura e di sostegno. Abbiamo altre progettazioni naturalmente aperte, sono anche il counseling, un servizio tramite il gruppo Nardone che abbiamo attivato da quest'anno, e una delle ultime progettazioni sono un weekend appunto di Edo Smile per le famiglie che si terrà appunto il primo weekend di maggio. Edo Smile adesso si sta ingrandendo, il nostro sogno è quello di farlo diventare, come dire, virale, passatemi il termine, perché è un servizio molto utile. Io dico sempre che quando ricevo i messaggi dalle mie famiglie che mi ringraziano per la tipologia di servizio che c'è, per me è meglio del 27 di ogni mese, perché questo vuol dire che entra nel cuore, insomma, delle persone tutto quello che si fa e come noi lo stiamo facendo ad oggi. Ad oggi vi posso dire che abbiamo messo la prima pietra su Borgo Manero e provincia, abbiamo presentato il progetto, questo è avvenuto il 22 di marzo di quest'anno e a metà, il 13-14 di maggio, saremo a Torino per iniziare a presentare il progetto. Crediamo molto in quello che noi stiamo facendo, lo crediamo così tanto da come dire, andare anche a documentare tutta l'attività che stiamo facendo, e infatti abbiamo creato insieme una persona preposta nell'associazione per la privacy e tutto il resto una cartella integrata online. Questo ci permette di lavorare al meglio, di tenere traccia di tutte le attività che noi facciamo, di raccogliere dati che sono comunque fondamentali per dare sempre un servizio migliore. Perché bisognerebbe sostenere questa che è la nostra realtà associativa? Perché il Covid ci ha insegnato quanto il territorio va incrementato. Noi lo stiamo facendo ormai da 5 anni a sta parte. Abbiamo capito che il servizio a domicilio è il servizio di cura e anche prevenzione dall'altra parte. Pertanto il fattore di sostenere un'associazione come la nostra
vuol dire sostenere una realtà quotidiana proprio a casa delle famiglie che vivono le disabilità. Vi chiedo tutti di seguire le pagine EdoSmile. Questi sono insomma i nostri contatti e abbiamo bisogno di far rete naturalmente e di far crescere quello che è la nostra famiglia EdoSmile. Grazie a tutti. Andiamo ora dal nostro esperto, il dottor Federico Moine, che come sempre ci spiega in maniera chiara e puntuale gli aspetti gestionali degli enti del terzo settore. Dottor Moine, cosa sono le cosiddette attività diverse? La domanda è importante perché il codice del terzo settore ha finalmente chiarito che gli enti del terzo settore, la gran parte dei quali sappiamo rivestono la forma di associazione, possono svolgere, oltre alla loro attività istituzionale, cioè quella prevista nello statuto quale attività di interesse generale, così viene definita dal codice del terzo settore, possano anche svolgere cosiddette attività diverse, cioè quelle attività secondarie e strumentali che servono al singolo ente, alla singola associazione per autofinanziarsi, sempre naturalmente finalizzate poi al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pensiamo ad esempio al ricevimento di sponsorizzazioni, pensiamo ad attività di vendita di beni, pensiamo ad attività di prestazioni di servizi a pagamento nei confronti di terzi non associati, nei rispettivi ambiti di operatività dell'ente del terzo settore, quindi a incassi cosiddetti commerciali che sono assolutamente stati ammessi dalla normativa del terzo settore, purché finalizzati al finanziamento delle attività di interesse generale e purché rispettino anche dei limiti quantitativi, che sono in misura alternativa o non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'ente nel corso dell'anno, oppure non devono essere superiori, in termini sempre di entrate, al 66% dei costi complessivi dell'ente. Sono dei limiti da rispettare, ripeto, sono alternativi tra di essi, ma sono dei limiti piuttosto elevati, piuttosto elastici, così da consentire agli enti del terzo settore di poter sviluppare anche queste attività diverse o attività, definiamole, commerciali proprio per autofinanziarsi. Ringraziamo come sempre il dottor Moine che ritroveremo nella prossima puntata. Restiamo a Novara per andare a scoprire l'associazione Amici del Museo Storico Novarese Aldo Rossini, impegnata nel mantenere in vita, sostenere e gestire l'omonimo museo. Un luogo di raccolta di storia militare che custodisce oggetti dalla prima guerra d'indipendenza, la battaglia di Novara, fino alle missioni umanitarie italiane contemporanee all'estero e conserva cimeli, documenti, oggetti che raccontano i diversi momenti ed eventi storici. Educare al tema delle guerre e dell'impatto che hanno avuto sulle persone, sulla società e sulla cultura è la mission dell'associazione, che realizza sia attraverso visite guidate che organizzando eventi e coinvolgendo le scuole del territorio. Benvenuti al Museo Aldo Rossini, benvenuti nella città di Novara. AMAR è un'associazione, un'organizzazione di volontariato da poco riconosciuta a livello nazionale che si occupa del mantenimento, della gestione e della divulgazione del patrimonio storico-culturale del Museo Aldo Rossini di Novara. E la nostra finalità è quella sempre di poter raccontare sia la storia di questo museo ma anche di tutti gli oggetti, documenti, fotografie e cimeli vari che il museo custodisce a partire dal 1965, anno di fondazione del museo stesso, ad opera del senatore Aldo Rossini. AMAR si è costituita ufficialmente nel 1993, a seguito di un periodo buio del museo, dopo la morte del senatore stesso, e proprio nel 1993 c'è stata questa grande ripresa.
e quindi il nostro consiglio di un direttivo ha portato avanti questo enorme lavoro di mantenimento del museo. La prima nostra grande obiettivo è quello di ritornare sulla piazza, ritornare tra la gente, farci conoscere, far conoscere il museo, perché come abbiamo potuto modo di vedere in questi anni di gestione, il nostro più grande rammarico è quello di sentire dalla gente la solita frase: da quanto tempo è aperto questo museo a Novara? E questo ci lascia un po' basiti, perché, come ho detto prima, dal 1965 siamo presenti qui a Novara. E allora la nostra priorità è quello di stare in mezzo alla gente, quello di far venire alla gente per conoscere parte del loro patrimonio. Perché il patrimonio che è costruito qui al museo non è di Amar, non è del Museo Aldo Rossini, ma è un patrimonio della città di Novara. Sono tutti cimeli donati da famiglie novaresi e quindi, come potete ben capire, il patrimonio è della città di Novara. È vero, Amar lo gestisce e lo continuerà a gestire. La seconda finalità è quella di raccontare la storia in un modo completamente differente. La storia si studia sui libri, è vero, si studia sui libri di scuola, si studia su altri libri, ma qui la storia si tocca con mano. Si tocca con mano perché i cimeli che qui sono custoditi hanno un valore completamente differente. Il primo impatto con un museo è veramente abbastanza complicato, perché non sempre si può avere l'occasione di visitare un museo monotematico come il nostro, quindi quello che diciamo sempre ai visitatori: la prima volta una piccola infarinatura, un piccolo riconoscimento, una piccola conoscenza degli oggetti che ci sono, poi tornate e approfondite quello che vi interessa di più. Come ho detto prima, vogliamo stare in mezzo alla gente e da poco abbiamo attivato anche un programma per invitare le altre associazioni novaresi a venire qui in museo e a conoscere questa realtà. Le visite guidate sono di vario tipo, possono essere per adulti, possono essere per scolaresche e ci sono anche visite guidate per i bambini più piccoli, perché siamo in grado di fornire un servizio. Sicuramente le visite si differenziano per organizzazione, per modo di interloquire con le persone e anche per percorsi strutturati. Le visite sono ovviamente gratuite, malgrado noi abbiamo un motto ben preciso, normalmente non è questo il caso delle associazioni, delle altre associazioni che verranno qui gratuitamente, ma normalmente le nostre visite sono gratuite con offerta obbligatoria, perché il sostentamento del museo è proprio grazie alla generosità di chi viene qui a frequentare i nostri eventi, a frequentare il museo e visitare il museo. Il museo non sono solamente visite, ma il museo è un luogo di divulgazione, un luogo aperto a tutti. Chi ha interesse a promuovere un evento, a fare un evento in museo, come può essere una presentazione di un libro, una presentazione di una storia. Abbiamo avuto qui diverse persone che hanno fatto la storia, che hanno raccontato la storia, che hanno creato eventi, anche eventi teatralizzati. Il museo è completamente a disposizione, è un luogo dove si fa e si divulga la cultura. E questa è un'altra delle finalità di AMAR, perché AMAR è proprio qui per questi motivi qua, per divulgare la storia e gli eventi culturali di ogni tipo. E vi aspettiamo per raccontare e conoscere una storia differente, una storia che fa parte della storia della nostra patria. Buona visita e vi aspettiamo. Ora in primo piano la rubrica dedicata alle iniziative di attualità in ambito solidale. Inaugurata a Villa Giulia Verbagna una speciale mostra fotografica tutta dedicata all'Etiopia.
Sì, esatto, questa mostra qui a Villa Giulia, in questa prestigiosa sede, location, è per noi motivo d'orgoglio, per noi Centro Aiuti per l'Etiopia, e pone l'attenzione sull'Etiopia, questo paese martoriato dalla crisi alimentare e dai gravi problemi che lo contraddistinguono alla quotidianità di questo popolo. Noi da 40 anni lavoriamo, grazie all'iniziativa del Presidente Rabattoni, a favore dell'Etiopia, quindi l'associazione è impegnata da 40 anni a sostenere questa popolazione. E quest'anno abbiamo deciso, per festeggiare i 40 anni, di fare organizzare questo evento che avrà proprio lo scopo di portare l'attenzione sull'Etiopia con diverse forme, con la fotografia, con l'arte e grazie agli artisti che sono intervenuti e che ci hanno così deliziato delle loro opere. E ci sono, ecco, le esposizioni, diciamo, principali sono quelle del curatore anche della mostra, Marco Albizzati, fotografo, che propone appunto il suo punto di vista attraverso le sue immagini. È intervenuto anche il fotografo Federico Manoni, di recente ha vissuto un viaggio con un gruppo in Etiopia, ha proprio voluto immortalare con i suoi scatti questa esperienza. È intervenuto anche la nostra artista La Shasha di Bologna, è una figlia adottiva del CAE, con tutta una serie di opere da lei realizzate di natura artistica, ispirazione floreale. E poi abbiamo l'intervento anche di un fotografo amatoriale, Flaviano Ambiela, anche lui è stato di recente in Etiopia con una propria proposta, e l'artista locale Alberto Poggia, che propone anche lui delle opere che hanno un po' uno sguardo, diciamo, su quella che è la vita, diciamo il simbolo della vita, direi. Tutto insieme, e non solo arte, non solo fotografie, ma anche spettacoli teatrali. Quindi l'intervento del monologo di Monica Rosiello, di Edizione Straordinaria, che esprime con una propria, diciamo, monologo del creato, quella che è la storia del Centro Aiuti per l'Etiopia, accompagnata anche da una ballerina, Elena Giolo, e da due danzatrici di Verbania, del dance studio Lago Maggiore. La mostra è a ingresso libero, le donazioni verranno devolute alla nostra organizzazione a sostegno del progetto Emergenza Fame, quindi chiediamo a tutti di intervenire per conoscere il CAE, conoscere l'Etiopia e anche per fare della solidarietà. Sarà visitabile fino al 25. Esatto, dall'8 al 25 aprile, gli orari sono in settimana dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 19 e nel weekend dalle 10 alle 19. E con l'agenda del volontariato segniamoci gli appuntamenti e le iniziative promossi dalle associazioni dei nostri territori. Tornano i weekend in villa organizzati da Legambiente, Circolo il Pioppo, Concea, tutti giù per terra. Un ciclo di incontri di yoga per bambini dai 3 agli 8 anni. Ogni incontro ha la durata di 2 ore e prevede un'ora di yoga e un'ora di laboratorio creativo. Sabato 22 aprile e sabato 6 e 20 maggio dalle 10 alle 12 presso la sede del CEA, tutti giù per terra, a Villa Picchetta Cameri. Per info ed iscrizioni, eventicea@gmail.com. L'associazione Sentieri degli Spalloni presenta la sua edizione 2023, programma estivo con proiezione del documentario Gente di Contrabbando e le letture di alcuni estratti dal libro 1933-2013, 80 anni dopo, di Ferruccio Del Zoppo. Sabato 29 aprile alle ore 17.30 presso la sala polifunzionale delle Terme di Premia. Giunge alla sesta edizione Il Cammino da Novara a Vercelli, iniziativa promossa dall'Associazione Amici di Santiago. Una passeggiata di 34 km tra città e campagna, tra cultura e storia, naturalmente in compagnia. Lunedì 1 maggio, con ritrovo alle ore 8 in Piazza del Duomo di Novara, per arrivare alle 18.30 in Piazza del Duomo a Vercelli. L'associazione Gente del Sud organizza una serata a teatro con la commedia di Edoardo De Filippo, Le bugie hanno le gambe corte. Al netto delle spese, il ricavato sarà devoluto alle associazioni Baskin VCO e Promemoria Caffè. Ingresso 10 euro. Giovedì 4 maggio alle 21 presso il Cinema Teatro Sociale di Omegna. Domenica di Meraviglia con l'associazione Vivi Carlino,
Una giornata per condividere insieme parole, storie, architettura e cultura del territorio. Domenica 7 maggio alle 9.30 ritrovo presso il Borgo dei Giovani in Piazza Mazzini a Vicolungo. In chiusura vi ricordo i nostri appuntamenti. La trasmissione va in onda su Azzurra TV il giovedì alle 18 e in replica il venerdì alle 13 e alle 21.30. Su Video Novara il venerdì alle 20.30 e in replica il lunedì alle 18.30 e il mercoledì alle 17.30. Vi ricordo poi di seguirci sui nostri canali social, la pagina Facebook e il profilo Instagram, per essere sempre aggiornati sia sulle opportunità promosse dal nostro centro che sulle tante iniziative portate avanti dalle associazioni di Novara e del VCO. Grazie ancora per averci seguito e vi aspetto alla prossima puntata.